Seconda giornata per il Festival d'Europa in corso a Firenze. Tra i convegni più seguiti, quello svoltosi a Palazzo Vecchio è dedicata al ruolo dell'Italia nell'integrazione europea, a cui ha partecipato tra gli altri Gianni De Michelis. L'ex ministro degli esteri ha sottolineato come un allargamento dell'Unione verso il Mediterraneo sarebbe un'occasione straordinaria per l'Europa e per l'Italia. Secondo De Michelis, dopo l'11 settembre, lo schema che prevale non è quello dello scontro di civiltà, ma quello della convergenza, anche con i paesi dell'Europa orientale o i popoli del sud del Mediterraneo. Il Comune di Firenze dovrà attrezzarsi meglio nel rapporto con l'Europa, lo ha detto oggi Matteo Renzi, che ha incontrato a Palazzo Vecchio il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani. Esiste già un team dedicato, ha detto il sindaco, ma occorre approfondire le varie opportunità che ci sono. Tale priorità turismo, piccole e medie imprese e cultura. Da questo punto di vista la disponibilità del vicepresidente è particolarmente significativa, ha sottolineato il primo cittadino. Firenze è la città d'Italia con il più alto numero di volontari rispetto alla popolazione e la Toscana è un modello di riferimento per tutta l'Europa. Palazzo Vecchio ha ospitato il forum dei cittadini dedicato al terzo settore, che occupa oltre il 20% degli abitanti dell'Unione, quasi 100 milioni di persone che si dedicano agli altri e al loro territorio. Proprio per rendere omaggio a questo lavoro, Strasburgo ha proclamato il 2011 anno del volontariato. Spazio anche per Mode Arte al Festival con The Art in the Street, iniziativa organizzata dall'Istituto Lorenzo de' Medici di Firenze. Gli studenti hanno animato con la loro creatività via Faenza, dove è stata allestita una mostra con le opere realizzate durante i corsi dell'istituto, creazioni in cui gli studenti hanno raccontato il proprio modo di vedere l'Europa unita. L'italiano, pur essendo meno utilizzato in Europa in ambiti ufficiali dove dominano inglese, francese e spagnolo, è tra le principali lingue richieste dai cittadini europei nei corsi di formazione. Impararlo significa studiare un paese conosciuto in tutto il mondo per arte, letteratura e musica. È quanto emerso in una ricerca dell'Accademia della Crusca presentata nell'ambito della manifestazione La Piazza delle Lingue, inserita nel programma del Festival. Sono proprio le opere di Verdi e Puccini a diffondere in tutto il mondo l'amore e la passione per la lingua italiana. Gli antiquari come messaggeri delle culture europee. Via Maggio, una delle strade più belle del capoluogo toscano, meta dei collezionisti di tutto il mondo, mostra i tesori delle sue vetrine in un percorso ideale dedicato all'Europa. Gioielli, sculture, pitture antiche, arte contemporanea, armi e lampadari, in mostra anche una collezione di tappeti finlandesi usati come coperte da pescatori e naviganti nel XIV secolo. Martedì invece convegno sul pittore Pietro Annigoni, che abitò proprio in Via Maggio. Successo ieri sera per il concerto Suoni e Voci d'Europa alla Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria con artisti da tutto il mondo. Prosegue intanto all'Odeon Firenze la rassegna Il Cinema in Blu, organizzata da Fondazione Sistema Toscana. Focus domenica sul cinema francese e lunedì su quello balcanico. E stasera la Ida del Maggio al Teatro Comunale e la Notte Blu, variante europea della Notte Bianca. Eventi, spettacoli, fashion street e mostre inedite nelle piazze, nelle strade e nei palazzi di Firenze. Servizi video di approfondimento e aggiornamento news all'indirizzo www.intoscana.it/festivaldeuropa.